I rifiuti sono l'ultima scintilla che accende tensione all'interno della maggioranza di governo, in particolare tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, rispettivamente leader della Lega e del Movimento 5 Stelle. Ci è andato a Napoli il ministro dell'Interno per parlare di rifiuti, dei rischi in prospettiva, della necessità di aprire e di fare un termovalorizzatore per ogni provincia della Campania. O ci pensate voi o ci pensa il governo, ha detto il leader del Carroccio. Parole che sono per la storia politica del movimento praticamente fumo negli occhi, infatti è arrivata immediata e forte la reazione del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio che ha detto, virgolettato, non c'entrano una bene amata ceppa. Queste sono le parole via social da parte del vicepresidente del Consiglio. Ultimo motivo di tensione, poi sul condono, quello fiscale, intanto si è trovata una mediazione, è saltato praticamente, resta la pace fiscale. In tutto questo c'è la giornata di ieri, il voto sul decreto Genova che diventa legge dello Stato, l'esultanza calcistica quasi da stadio di Danilo Toninelli in aula, le polemiche delle opposizioni. Allora, intanto saluto Viola Carofalo di Potere al Popolo da Napoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Arrivo da lei tra un secondo, su Napoli, sui rifiuti, l'inceneritore, perché ovviamente poi c'è da entrare anche nel merito, al di là delle retroscene e delle speculazioni sulla dichiarazione, il senso e gli obiettivi. Però, Carofalo, siamo partiti da Napoli, siamo partiti dalla sua Napoli. E da Matteo Salvini che ha detto serve un inceneritore per ogni provincia. O ci pensate voi o veniamo noi come governo a farlo? Serve per Napoli e la Campania un inceneritore per ogni provincia? Non solo non serve per Napoli, non serve proprio per nessuno. Questa è la classica dimostrazione dell'ottusità che ha avuto Salvini e che in parte ha avuto l'intero governo rispetto alle questioni ambientali. Penso che da Napoli di emergenza rifiuti ne sappiamo abbastanza e sappiamo anche che la soluzione non sono mai stati gli inceneritori, che costringono semplicemente la gente a campare con le finestre chiuse e tra l'altro creano tanti rischi per la salute. Si deve fare raccolta differenziata. In tutto il mondo è così, in tutti i paesi civili è così. Non si capisce perché in Italia, per ragionamenti che sono puramente di profitto, non si possa dire questo. Tra l'altro, avrebbe un impatto ambientale diverso, ma soprattutto una ricaduta anche in termini occupazionali, lavorativi, che è importante fare raccolta differenziata, fatta bene, far partire il porta a porta. La verità è che ci vogliono investimenti e invece qua si fanno chiacchiere semplicemente per prendere un po' di consenso e per fare quelli là che col pugno forte risolvono i problemi. Non si risolve niente, si fa ammalare la gente così. Sa qual è il problema, tra virgolette, Viola Carofalo? Che queste cose le dice Luigi Di Maio e Roberto Fico. Voi che spazio prendete? Perché loro poi stanno al governo, possono bloccarle o farle queste cose. Ma il discorso è questo: se qualcuno dice una cosa giusta, io non vedo perché ne dovrei dire un'altra soltanto per andare contro. Capisco che siamo in campagna elettorale permanente, ma le cose si dicono non per guadagnare consenso. So che è molto complicato dirlo in un momento del genere perché mi sembra che al governo non facciano altro, no? Che dare mancette, regalie e provare a guadagnare un po' di consenso. La verità è questa: gli inceneritori non si devono fare. Che lo dica Di Maio, bravo, Di Maio ha detto una buona cosa. Erano tante buone cose, anche quelle sul reddito, eccetera. Poi si vede come è andata a finire, cioè hanno annacquato tutto. Speriamo che su questo tengano il punto, perché mi sembra che su TAP e TAV, per esempio, non lo stiano tenendo, quindi su altre questioni strettamente legate all'impatto ambientale, eppure, perché anche questa è una questione importante, alla decisionalità dei territori. Perché che Salvini dice che viene qua, non so, con le ruspe, con i carri armati, a imporre cose. Ma mi sembra molto chiaro rispetto al rispetto che lui ha e l'ascolto che lui ha rispetto alle esigenze dei territori. Non si impongono le scelte politiche, neanche quando i sondaggi si danno al 30%. E comunque Napoli Salvini l'ha sempre accolto come si doveva e come si meritava. Senta, poi le chiedo un'altra cosa per entrare sugli argomenti economici. Diceva Occhiuto sulle politiche economiche, Salvini ha appaltato tutto al Movimento 5 Stelle, poi diciamo c'è anche qualche sfumatura, altri pensano che non sia così, però su un provvedimento sicuramente sì, perché non era nel programma del centrodestra, non è nell'orizzonte valoriale della Lega, cioè il reddito di cittadinanza. Lo chiedo a una donna di sinistra, è di sinistra il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza sì, questo integrativo che di fatto rappresenta né più né meno che un aggiustamento del REI, no, Regolamento attuativo. non è assolutamente il reddito di cittadinanza che avevano promesso in campagna elettorale, è una mancetta, sono gli 80 euro di Renzi, insomma abbiamo visto cose del genere Fatto anche però negli anni questo, passati. sì. Quindi io la vedo così, il reddito non è questo, soprattutto perché è vincolato al lavoro e soprattutto perché è una bufala, perché se non parliamo di riforma dei centri dell'impiego è inapplicabile. In più,
io torno a dire, questo è quello che c'è in tutti i paesi d'Europa, in una forma diminuita, in più per la manovra finanziaria è stato anche procrastinato. Se ne parla nel 2019, guarda un po' sotto la prossima scadenza elettorale per fare un altro po' di cassa di voti e vedremo se si farà, perché per il momento tutto è molto nebuloso e molto confuso. A me non sembra che lo stanziamento per il reddito sia adeguato, si parla di 283 euro per gli spettanti di diritto, facendo dei calcoli che sono approssimativi, quindi insomma molto diversa da quella che loro stanno andando a raccontare in giro. Quindi, insomma, che è quella dei 780 euro, che è la soglia di povertà sotto la quale per l'appunto un cittadino, una persona vive a livello di povertà. Insomma, non sono questi i fondi che hanno stanziato e hanno procrastinato, quindi. Sì, no, che ci sono dei fondi stanziati, non c'è la legge che arriverà con un provvedimento ad hoc, quindi a inizio del 2019. Arriverà prima delle elezioni europee, guarda caso, arriverà prima delle elezioni europee, così si distribuisce una mancetta e si prendono i voti. Però qui c'è bisogno di interventi strutturali e c'è tra l'altro bisogno di lavoro, perché se uno sul lavoro non investe, poi il reddito diventa semplicemente, come dire, qualcosa per non farti strozzare, non farti soffocare dalla fame, va benissimo. Ma c'è bisogno di lavoro e su questo in manovra interventi non ce ne sono. Qui volevo sentire Viola Carofalo su questo aspetto, perché lei prima ha citato TAP e TAV per dire quello che i 5 Stelle dicevano in campagna elettorale e quello che hanno fatto o faranno, che potrebbero fare su TAV al governo. Su Ischia, io prima lo ricordavo, quel video di Luigi Di Maio che ci ha restituito la rete, se faccio un condono prendo la tessera del PD. È arrivato il condono, sta in questa norma, ma non è che fa prendere voti il condono e poi fa prendere voti dire non si fanno i condoni in campagna elettorale e si prendono voti facendoli poi al governo i condoni? No, ma è chiaramente così, dopodiché io mi metto le mani nei capelli a sentire quello che ho appena sentito. Cioè, chi è stato a Ischia una volta nella vita sa benissimo qual è la situazione edilizia di Ischia. Ora, che non si voglia intervenire su questa situazione è già grave, dopodiché c'è un terremoto, le case si danneggiano e noi diamo l'autorizzazione a ricostruirle esattamente in una zona sismica, perché anche questo è il punto, in una zona sismica, a ricostruirle in maniera abusiva esattamente come erano, in maniera tale che se c'è un'altra scossa e poi cadono e chissà di chi è la colpa. Tutto questo perché? Per pigliare due voti. Cioè, questa cosa per me è vergognosa. È vergognosa chi l'ha proposta, ma è vergognosa anche chi l'ha votata, a prescindere dai partiti in cui sta. Perché io capisco, torno a dire, la campagna elettorale permanente, però poi dopo non ci piangiamo i morti, non ci piangiamo i feriti se facciamo ricostruire per pigliare tre voti in zone sismiche e in aree che non sono messe in sicurezza, non sono sicure. Quindi è un'assurdità. Riguarda il discorso che facevamo prima, così come il discorso TAV e TAP, si sono fatti delle passerelle gli esponenti dei 5 Stelle che non finivano mai in Valsusa, nell'area della TAP, giù in Puglia, eccetera, eccetera, mettendosi lì con la bandiera no TAP, sventolando la bandiera no TAP, sventolando la bandiera no TAP, dicendo se ci siamo noi non lo faremo mai, non permetteremo mai questo scempio. Dopodiché vanno al governo e dicono tutt'altro. Questo è chiarissimo, è evidente. Mi chiedo quanta poca memoria si possa avere, mi riferisco alle prossime elezioni, per rivotare chi ha mentito così spudoratamente. Il dato è questo. E anche il tema del contratto di governo, che viene sempre tirato fuori in queste occasioni per dire sì, ma noi non possiamo fare tutto quello che abbiamo promesso perché, ahimè, siamo vincolati da questo contratto. Allora io vorrei ricordare un'altra cosa, vorrei ricordare la riforma Fornero, lo dico solo per inciso, perché la riforma Fornero e il suo abbattimento è stato detto in campagna elettorale, è stato promesso dalla Lega e dai 5 Stelle, che mi risulta siano i partiti di governo in questo momento e abbiano la maggioranza. E dice lei ne è venuto fuori solo quota 100, chiaro. E non hanno fatto manco quello. Allora no, siccome... scusate, no, poi ci torniamo, Carofalo. Allora, grazie Marco Barbello per essere stato con noi, che ci ricordava quanto sia a sinistra Jeremy Corbyn e anche sia un'eccezione, diciamo, di sinistra nel Labour, così spinto in là. Ma così tanto da sinistra di piacere anche a Viola Carofalo, Jeremy Corbyn? Sì, mi è simpatico, più che altro mi sono simpatiche le sue proposte sulla rinazionalizzazione di tanti servizi e la non svendita del patrimonio immobiliare, che sarebbero anche tanto, sarebbero proposte molto utili anche per l'Italia. Invece abbiamo visto che sono state fatte per farsi due selfie e prendersi gli applausi il giorno dei funerali dopo la tragedia di Genova 3 mesi fa, e poi non solo sono state ritirate indietro, ma adesso vediamo che anzi vengono individuate quelle di ulteriore
ulteriori vendite, svendite e privatizzazioni come possibili risorse per la manovra. Quindi su questo mi è simpatico Corbyn. Volevo anche aggiungere una cosa. Sì, mi fa ricordare, la faccio finire, sulle privatizzazioni hanno messo per l'anno prossimo 18 miliardi, col ritmo messo in campo nell'ultimo ventennio delle privatizzazioni, ultimi 5-6 anni meglio, le privatizzazioni del nostro paese ci vorrebbero più o meno 900 anni mal contati per fare 18 miliardi di privatizzazioni. Prego Carofalo, chiudo, sì. E poi le voglio chiedere un'altra cosa, sempre partendo, sì, da Corbyn. No, volevo dire una cosa rispetto invece alla questione europea, perché è chiaro che c'è un prezzo da pagare sempre, no? Rispetto a qualsiasi scelta politica, però credo che in Italia bisognerebbe iniziare a ragionare laicamente e in maniera chiara su qual è stato il prezzo fino adesso di rispettare i trattati europei. Allora mi sembra che una posizione, se non altro critica rispetto a questi trattati e che vada in una direzione trasformativa, sia il minimo che ci si può aspettare. Non è quello che stanno facendo Di Maio e Salvini, lo dico per puntualizzare per chiarezza, perché è vero che stanno dissimulando, diciamo, stanno provando a mostrare una sorta di braccio di ferro con l'Europa, è vero che si parla di sforare, anche se il 2,4% lo sappiamo, è una percentuale che anche i precedenti governi, insomma è abbastanza in linea con i precedenti governi. Il problema è per fare cosa? Fare il braccio di ferro con l'Europa. Allora, secondo me va fatto, secondo me i trattati vanno messi sotto accusa, vanno criticati, bisogna provare a trasformarli, a stracciarli, ma per fare spesa sociale, non per fare quello che stanno facendo loro. Quindi questo è il problema, questo è il punto. Non Europa sì, Europa no, altrimenti secondo me diventa un dibattito privo di contenuto, perché il problema non è se c'è simpatica o antipatica l'Europa, il problema è quali vincoli ci ha posto, come uscirne e se vogliamo sforare quei vincoli per fare che? Secondo me per fare spesa sociale, ma non è quello che stanno facendo. No, Carofalo, la domanda che le volevo fare in precedenza, e cioè quella partendo da Jeremy Corbyn, è che c'è una particolarità, che lui è distante anni luce da chi era alla guida di lui prima del Labour, penso a Tony Blair, però stanno nello stesso partito. Stamane c'era un pezzo fantastico, il buongiorno di Mattia Feltri sulla sinistra che si continua a dividere, sull'EU in particolare, tre partiti l'hanno fondata, ne escono in cinque. Ma dove andate così? Voi non avete condiviso quel percorso, avete fatto un'altra storia. No, tutti insieme, cioè 10 partiti di sinistra, Ma dove andate chi? Cioè il problema della sinistra in Italia non è che si divide, che non c'è, perché se lei mi dice che il PD o chi è fuoriuscito dal PD votando Jobs Act, buona scuola, quindi distruzione del mercato dei diritti sul lavoro, distruzione dell'istruzione pubblica, ma scusate, ma che sinistra è? Quindi il problema è ricostruirla la sinistra in Italia, non metterla insieme, perché purtroppo o forse per fortuna va morendo, va a starsi seppellendo. Poi loro dicono di no, credono di poter recuperare mo col congresso, mo vediamo, metteranno uno un pochino più presentabile, perché certo Renzi non può più farsi vedere in giro, e proveranno a far finta di non aver votato quello che hanno votato in questi anni. Se noi abbiamo Salvini al governo e abbiamo col 17, ma con un consenso probabile dai sondaggi del 30%, se sono stati eletti 5 Stelle non è perché la gente ha sbattuto la testa a terra una mattina ed è impazzita. Tanta gente che aveva valori di sinistra si è sentita tradita, ha detto questi qua non mi rappresentano più, proviamo con degli altri. E basta vedere chi li ha votati Salvini e 5 Stelle, anche come fasce sociali, e si vede che quello è tutto un voto delle classi popolari. Allora, chi fa gli interessi delle classi popolari può essere votato alle classi popolari. Chi non lo fa non può essere votato. Sto parlando del PD. È chiaro che secondo me. No, io questo lo capisco, Carofalo, però c'eravate anche voi alle elezioni, non hanno scelto nemmeno voi nell'EU, che non erano solo appunto quelli usciti dal PD, c'era anche Sinistra Italiana. Ma senta, c'eravamo anche noi alle elezioni. Noi abbiamo speso 38.000 euro di campagna elettorale in tutta Italia. Siamo stati 32 secondi in televisione in un mese e mezzo. Tutto a posto, cioè avremmo fatto i nostri errori, però dateci tempo, poi vediamo. Però insomma io non mi sento di appartenere a quella storia lì e non me ne prendo né i meriti né le responsabilità. Io penso che, come dire, bisogna ripensare una sinistra, a me già la parola non piace moltissimo, ma completamente diversa e su presupposti diversi. Non le piace la parola sinistra o ripensare? Non le piace il termine ripensare o sinistra?
No, non mi piace il termine sinistra perché ce l'hanno scippato e l'hanno trasformato in una cosa orribile, cioè l'hanno trasformato in quello che è stata la sinistra in questi anni, e cioè roba da salotto. E quindi purtroppo oggi ci troviamo con Salvini che va là con le ruspe, fa lo sbruffone e sembra il salvatore della patria. Ma ci sono delle responsabilità politiche su questo, oppure è soltanto Salvini che è un bravissimo comunicatore? Sicuramente lui è un bravo comunicatore, ma ci sono delle responsabilità politiche enormi. Allora, torno da Letta un secondo sulla prospettiva, sì, perché poi l'anno prossimo si vota europeo. Volevo, siccome sono in chiusura, volevo chiedere solo una cosa a Viola Carofano, ma il simbolo di potere al popolo lo vediamo alle europee, magari collegato all'idea di Varoufakis d'Europa? Non lo so, decidono gli aderenti. Intanto si devono raccogliere 160.000 firme, quindi faccio un appello a darci una mano se vogliamo il simbolo, ma decideremo, perché le cose sono ancora molto molto mobili. Può essere che decidiamo di andare da soli, può essere di no, decidono gli aderenti, non decido io, che non sono nessuno, anche se posso puntualizzare da donna rispetto a un'altra donna, come ce l'hanno i maschi il cognome ce l'ho anch'io, non sto a Miss Italia, non sono soltanto Viola, quindi questo soltanto per cronaca, non mi offendo, chiedo, non sono per malosa. No, Viola Carofalo, chiedo scusa, le mando un bacio, lei chiedo è molto scusa, simpatica, però va no, detta ma le darò questa del cosa voto fino così avanti, se capiterà, no, ma, non, no, non era nessuna confidenzialità. Carofalo, ci mancherebbe, veniamo da mille giorni di Matteo, non è quello il tema, no? Le chiedo scusa, non volevo essere offensiva, per carità. Quindi, no, no, ma io Viola non mi sono Carofalo offesa. Leader di potere al popolo. Mi no, scusi no, tanto. Ma che leader? Non me ne importa niente. Non mi sono offesa, però io lo volevo dire perché mi succede sempre. Quindi ho preso lei, ma potevo prendere chiunque altro. Perfetto. Va benissimo così. Comunque le posso dire, Carofalo, che Viola è un nome bellissimo, quindi... Lo so, grazie. Vabbè, ci fermiamo qua, grazie. Torniamo lunedì alle 10 con Studio 24, pubblicità telegiornale.